Okay. ok, quindi eh, andiamo all'inizio. Ok, io direi che quindi possiamo iniziare. 10.02, quindi... Eh, ecco, sposto solo sul so secondo schermo. Bene, allora. Eh, benvenuti a questa diciamo, nuova edizione del corso di applicazioni Web 1, come sapete abbiamo già avuto una prima edizione eh, l'anno scorso. Eh, come sapete ci sono due stanze del corso in italiano, siamo divisi per lettera, AL siete con me e MZ siete con il professor De Russis, ad eccezione di quelli che... Hanno già seguito l'anno scorso e che quindi sono con me, se per caso stanno eh, riseguendo quest'anno. Eh, le lezioni quest'anno saranno in questo formato: avete già ricevuto i messaggi dal eh, portale della didattica e anche qui su Slack. Eh, useremo Zoom, come stiamo facendo adesso, sperando che tutto funzioni sempre bene. Abbiamo aperto il canale, anzi il workspace Slack, in cui ci sono diversi canali e, e durante le lezioni eh, usiamo questo canale Live Lecture che potete usare anche per fare eh, domande. Eh, vi inviterei a usare principalmente eh, domande scritte perché è più facile. Poi se abbiamo tempo c'è un momento di domande e così via, se volete anche intervenire a voce eh, potete, eh, potete farlo, ma eh, magari limitiamo questi interventi. Al, diciamo a dei momenti precisi, giusto per non diciamo, complicare troppo l'interazione. Ok, quindi c'è un primo insieme di slide che sono l'introduzione al corso in cui racconto che cosa andiamo a fare quest'anno, come è organizzato il corso e così via. E poi nella seconda parte di questa mattina cominciamo proprio con i primi argomenti del corso stesso. Eh, il corso di applicazioni Web 1, eh, diciamo l'istanza AL, che è quindi quella per i cognomi dalla A alla L è tenuta da me, Enrico Masa, e poi ci aiuterà per il laboratorio il professor Antonio Servetti. Tutti gli altri nomi che vedete sono per le altre istanze in italiano e per i eh, laboratori e del, del corso in inglese. Ok, quindi eh, questo corso, eh, che obiettivi ha questo corso? Eh, prima di tutto, quello di capire, eh, eh, diciamo come sono fatte le architetture web, o forse potremmo dire meglio le applicazioni web. Eh, infatti, come vedete, seconda linea, eh, essere capaci a gestire, a capire prima di tutto e a gestire eh, applicazioni web eh, dal punto di vista del progetto e dello sviluppo. Infatti, alla fine del corso vi sarà chiesto di sviluppare un'applicazione web. Ovviamente utilizzando il framework e, e, e diciamo tutto quello che abbiamo, avremo imparato in questo corso. Eh, per fare ciò abbiamo bisogno di imparare un linguaggio di programmazione che è JavaScript. Quindi, il JavaScript, che è fondamentalmente il il linguaggio di programmazione che si usa all'interno dei browser che sono il programma, lo strumento che andiamo a usare per navigare su internet e quindi per utilizzare le applicazioni basate sul web. Eh, forse qualcuno di voi è già eh, come dire conosce già JavaScript, quindi eh, certe cose saranno un po' ripetute, quindi non è necessario seguire tutte le lezioni che peraltro sono registrate, quindi se qualcuno di voi sa già abbastanza bene JavaScript, queste prime lezioni probabilmente saranno abbastanza di base, e per gli altri invece noi comunque partiamo da zero assumendo che comunque abbiate una certa capacità di programmazione in altri linguaggi, quindi eh, siete in grado di programmare. Dobbiamo solo imparare eh, le specificità del JavaScript. Che, è un linguaggio abbastanza particolare, se adesso ne parliamo, è nato in un contesto un po' particolare eh, in cui diciamo, non è stato pensato tanto bene sin dall'inizio, quindi certe cose vengono, um, diciamo, eh, come dire, eh, sono eredità del passato e non sono... Quelle a cui siamo abituati in un linguaggio di programmazione, diciamo, un po', un po' meglio strutturato, ecco come potrebbe essere che so, C, Python e così via. Ehm, per sviluppare la nostra applicazione, eh, sebbene all'inizio impareremo, diciamo, a gestire un po' eh, il JavaScript puro, quindi proprio scrivere in linguaggio JavaScript eh, tutto, eh, quindi l'interazione in col browser, eccetera. E ad un certo punto ci avverremo di un framework che si chiama React, che è uno dei più comunemente utilizzati e, e quindi l'applicazione finale che sarà richiesta uh, diciamo per l'esame dovrà utilizzare questo framework. Questo è uno dei framework che sono disponibili per realizzare applicazioni web, non è l'unico, abbiamo dovuto chiaramente fare una scelta come in tutti i corsi, dobbiamo scegliere qualcosa e questo ci pare... Uno dei più utilizzati, dei più moderni, con una buona prospettiva di sviluppo, ma è chiaro che in questo mondo dell'informatica diciamo, eh, tutto cambia molto rapidamente, quindi cercheremo di non focalizzarci tanto sugli aspetti del framework in quanto tale, anche se qualcosa dovremmo impararlo. Eh, quanto invece sull'approccio nel andare a realizzare un'applicazione web. Quindi c'è un problema di aggiornamento della pagina, c'è un problema di gestire gli eventi e così via, e cerchiamo di capire come farlo prima di tutto in JavaScript, diciamo così, puro, normale, e poi con questo framework, eh, che ovviamente, come tutti i framework, ha un approccio un po' eh, particolare al, al problema. Ovviamente qui ci specializzeremo soprattutto nel front-end, infatti usiamo JavaScript eh, proprio per questo, perché all'interno del browser, quindi nel front-end, ciò cioè che okay, gira sull'applicazione, su, sul computer del, eh, dell'utente, si può programmare solamente in JavaScript, eh, ma ci sono altri corsi nel vostro corso di studi di ingegneria informatica, laurea magistrale che potete seguire per approfondire altri aspetti. Quindi noi siamo qui eh, nel primo corso. Ehm, dopo di noi eh, c'è al secondo anno Web Applications 2, che si focalizza invece molto di più sulla parte di back end, quindi ciò che sta sul server. Noi faremo mi il minimo che ci serve per far funzionare l'applicazione sul server. Tra poco vi spiego come. Eh, qui su questo corso invece ci si focalizza molto di più sulla parte applicazione e lato server. Per far ciò è però necessario, ehm, diciamo, se non avete già queste competenze, acquisire competenze abbastanza approfondite di protocolli. Di architetture distribuite e così via, e quindi esiste questo corso di Distributed systems programming, per esempio come realizzare delle API, come far parlare queste API, che, che formati utilizzare nella comunicazione e così via, che vengono approfonditi in questo corso. E inoltre, a partire dal nostro corso, potete andare a seguire il corso di Human Computer Interaction, perché chiaramente quando si parla di front-end, è qualcosa che ha a che fare direttamente con l'utente, e eh, diciamo, fare in modo che l'utente possa interagire al meglio è la cosa migliore possibile. Noi ci focalizzeremo in maniera limitata su questo aspetto, cioè cercheremo di farlo interagire, quindi catturare gli eventi, di quello che succede e così via, ma... Ehm, per fare in modo di realizzare delle buone interfacce ci sono studi, ci sono approcci e così via, che però non abbiamo il tempo di approfondire e dovete necessariamente andare a approfondire se lo desiderate in un altro corso eh, come per esempio Human Computer Interaction, che poi vi porta eventualmente allo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, al quale potete accedere anche direttamente dal nostro corso. Eh, le applicazioni mobili hanno la particolarità di girare su un dispositivo che è un po' particolare, no? quindi ha uno schermo più limitato, ha una eh, capacità computazionale più limitata, anche se diciamo oramai i dispositivi moderni sono abbastanza potenti, però ha eh, diciamo delle problematiche di interazione, no? Quindi usiamo le dita, anziché il mouse, eccetera, quindi precisione nel, nel, nel fare il click, nel interagire con l'interfaccia, eccetera, che sono differenti dalle applicazioni web utilizzate nel browser, eh, diciamo, tradizionale sul computer. Eh, quindi questa è un po' la struttura dei corsi, eh, che ovviamente non sono tutti obbligatori. Eh, il corso che è fondamentalmente obbligatorio è questo che state seguendo eh, e tutto il resto è a vostra scelta a seconda del vostro... Ehm, orientamento piuttosto che de, di quello che volete inserire nei, nei vostri crediti liberi ma questo, questo credo che eh, lo sappiate già veniamo ora al nostro corso intanto vi ricordo se avete dubbi o domande c'è il, il, il workspace che c'è il canale live lecture su cui potete scrivere eh, io ce l'ho sotto sull'altro schermo quindi vedo sempre se scrivete qualcosa o, oppure no e quindi eh, eh, appunto, se c'è bisogno, leggo e eh, rispondo direttamente alla, alle vostre domande. Cosa impareremo in questo corso? Allora, prima di tutto, JavaScript. Ehm, quindi eh, ci focalizzeremo su una certa versione di JavaScript che è la più comunemente utilizzata oggigiorno e ne parleremo, che è l'Exmascript eh, S6. Anche se vedremo qualche costrutto, diciamo un po' più avanzato. Eh, però, fondamentalmente, questa è quella su ben supportata da tutti i browser oggigiorno, e ehm, appunto impareremo bene eh, i costrutti fondamentali di JavaScript, in particolare quelli e propri di JavaScript, quindi la programmazione funzionale, la programmazione asincrona, eccetera, perché assumiamo appunto che voi abbiate delle competenze di programmazione diciamo così tradizionali, no? quindi fare i soliti cicli for, if, while, eccetera, tutti questi eh, meccanismi diciamo, di programmazione, potremmo dire standard, no? di base, eh, eh, li dovete avere già. E noi cerchiamo di capire cosa c'è di diverso in JavaScript. Poi andremo a vedere come usare JavaScript all'interno del browser. Quindi eh, c'è tutta una questione di che cosa ci mette a disposizione il, eh, il browser, perché il browser è un ambiente di esecuzione per il nostro linguaggio e quindi ci metterà a disposizione delle primitive, delle funzioni che possiamo utilizzare, per esempio, per gestire gli eventi. Qualcuno fa click nella finestra del browser, e noi dobbiamo essere in grado di agganciare questo evento eh, dal eh, browser, dal, scusa, dal JavaScript no? all'interno del browser. E poi e poi il browser ha comunque eh, la necessità di usare un linguaggio, chiamiamolo di programmazione suo, eh, anche se forse non è proprio di programmazione come siamo abituati a pensare perché non ci sono costrutti di controllo, che è l'HTML e il CSS per dare una forma, una struttura alla pagina hm, che andiamo a visualizzare, perché il browser è nato come un visualizzatore di documenti. Poi è stata aggiunta tutta questa possibilità di programmazione, quindi siamo arrivati ad avere la possibilità di programmare applicazioni all'interno del browser. Come approccio, useremo ehm, eh, diciamo, eh, l'approccio single page, quindi pagina singola, cioè noi carichiamo una sola pagina all'interno del browser. La prima volta, digitate l'URL e accedete ad un sito eh, come siete eh, usi fare eh, quando navigate su web. Ma questo sito, una volta caricato, non viene più ricaricato, tutto viene fatto tramite eh, la programmazione JavaScript, quindi i programmi JavaScript caricati la prima volta, quindi l'interazione col server, l'aggiornamento del contenuto e così via. Oramai JavaScript è così potente da riuscire a fare tutto quanto senza più. Dover ricaricare la pagina del browser. Quindi questo è l'approccio che andremo ad utilizzare. Ovviamente parleremo in maniera approfondita di tutto quanto. Eh, e come vi dicevo prima, fare tutto da zero in un linguaggio di programmazione oramai non è più pensabile, in nessun linguaggio di programmazione. In qualsiasi linguaggio ci sono delle librerie più o meno standard che ci possono aiutare a. Ehm, a realizzare le funzionalità che desideriamo. Dal punto di vista della realizzazione di single page application, noi abbiamo appunto scelto di usare React e quindi andremo a approfondire eh, alcuni aspetti di questo framework che ci consente di semplificare la gestione di eh, un, buona parte, diciamo, delle eh, caratteristiche e funzionalità che dobbiamo andare a realizzare all'interno della nostra applicazione. Ok, questo è il diciamo, um, calendario di massima. Io qui ho scritto tentative, ma diciamo che è abbastanza definitivo anche sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto. L'anno scorso e sul feedback che abbiamo ricevuto tramite i questionari CPD del, dei vostri, dai vostri colleghi dell'anno scorso. Diciamo che l'anno scorso eravamo anche un po' in emergenza perché era appena uscita l'emergenza virus e quindi eh, siamo stati un po' diciamo in difficoltà anche per quello. Ma quest'anno crediamo che il corso sarà ancora migliore, ovviamente. E, ehm, e crediamo di aver fatto una buona selezione di, di quello che andremo a fare eh, per tutto l'anno e eh, tutto il corso anzi scusate eh, ehm, che vedete qui sulla slide quindi ci saranno un paio di settimane introduttive a javascript eh, quindi impareremo sostanzialmente a, a fare eh, diciamo più o meno tutto quello che c'è da fare in javascript Secondo la filosofia JavaScript, il difficile non è scrivere quattro righe di JavaScript, proviamo stamattina a scriverle così tanto per eh, così, giocare con un array e così via, però l'importante è imparare a usare JavaScript secondo la sua filosofia, quindi con tutti i meccanismi di programmazione asincrona, eccetera, perché questa è la forza del linguaggio. Poi parleremo brevemente di tutto ciò che ci serve a costruire una pagina, quindi HTML, CSS. E CSS e, e, e lo stile che diamo alla pagina, anche qui ci sono delle librerie, in particolare useremo questa che si chiama Boostrap. Um. Poi eh, ancora sul linguaggio Java scrive gli aspetti un po' più avanzati, in particolare come funziona all'interno del browser, e poi inizieremo React. Eh? Quindi questa di fatto una libreria, eh? Anche, chiamiamola pure framework, ma sostanzialmente una libreria con tutta una serie di strumenti di sviluppo che vengono insieme alla libreria stessa, che ehm, diciamo, ci consentono eh, di realizzare in maniera molto più facile le nostre applicazioni web. Rispetto all'anno scorso abbiamo anticipato React perché poi ovviamente è quello che dovrete andare a utilizzare all'esame per realizzare l'applicazione. Guardo solo l'ora, ok, in questa visualizzazione no, non vedo più l'ora. Eh, quindi ci saranno diverse settimane, praticamente tutto il resto del corso dedicato a far funzionare le applicazioni con React secondo la filosofia React. Eh, quindi adesso tutti questi nomi ci dicono poco perché non sappiamo nulla, eh, diciamo, eh, di, di, di React, eh, ma vedrete che prima o poi, eh, diciamo, a fine corso sicuramente eh, avrete le idee più chiare. E Arriveremo a realizzare un'applicazione... Eh, Uh, React fondamentalmente completa, seppur diciamo di dimensione limitata, um, anche se React di per sé può realizzare applicazioni anche molto complesse, tanto per dire React è il framework per applicazioni web sviluppato da Facebook, quindi eh, non stiamo parlando di qualcosa diciamo sviluppato da una startup qualsiasi, eh, diciamo che quindi deve essere ancora portato avanti, sviluppato ulteriormente, eccetera. Veniamo a qualcosa di più specifico del corso, in pratica. Eh, quindi abbiamo il corso a tre ore di lezione a settimana, eccetto le prime due settimane. Eh, quindi noi facciamo lezione il giovedì mattina dalle otto e mezza alle 11.30, sempre online. Eh, per questo semestre, per quest'anno è così, è già deciso a livello di eh, Politecnico. E in più abbiamo questo spazio dalle 10 alle 13 per i laboratori. I laboratori sono organizzati in questa maniera: ci sono due squadre. La prima squadra è online dalle 10 alle 11.30 e la seconda squadra è dalle 11.30 alle 13 in aula R1. Sono aule nuove, nuovissime, le hanno finite praticamente pochi giorni fa. Eh, come sapete dalle istruzioni che avrete ricevuto per email, immagino da, dal portale della didattica, potete venire in presenza se lo desiderate ma solamente prenotandovi, dovete prenotarvi prima sul portale della didattica. Per questo corso c'è un'apposita funzione come per gli altri corsi, quelli che prevedono eh, slot in presenza, il nostro slot in presenza è lunedì alle 11.30, quindi chi lo desidera fino all'esaurimento la capienza dell'aula eh, diciamo in, in tempi covid quindi dovrebbe essere è un'aula grande però credo che la capienza sia intorno ai 60 70 qualcosa di questo tipo considerando il distanziamento e tutto potete venire in aula e sempre che poi non entriamo in zona rossa non so cosa succederà comunque di questo saremo avvertiti siamo in zona arancione il politecnico ci ha detto che per ora funziona eh, tutto come, eh, come prima, e quindi chi vuole può venire. Non è obbligatorio, eh, le, eh, i laboratori non sono registrati, anche perché ci sarebbe poco da registrare, nel senso che, eh, che so, c'è cioè, lo studente che magari condivide lo schermo. O... Eh, però magari non ha piacere che sia registrato il suo schermo, no? O, o magari appunto c'è quello che fa domande, ma se è registrato, magari non, non ha piacere di essere registrato, perché se no non farebbe più le domande e così via. Quindi eh, diciamo, noi siamo a disposizione, io e il professor Servetti, in, dalle eh, 10 alle 11.30 online, dalle 11.30 alle 13 in presenza in aula. Eh, Adesso dobbiamo ancora decidere come dividerci le squadre. Probabilmente sarà una divisione flessibile perché magari un giorno uno non può andare in presenza e, e viceversa. Eh, comunque sappiate che appunto la prima ora e mezza è online e la seconda ora e mezza in presenza. I laboratori sono organizzati in questa maniera: ci sono tre lab, tre laboratori iniziali. Quindi dal 15, 15 marzo ci sono tre laboratori. In cui faremo un po' di esercizi, diciamo di base, ci saranno delle tracce pubblicate eh, online da seguire, si potranno svolgere degli esercizi. Eh, seguendo queste tracce poi pubblicheremo le soluzioni circa una settimana dopo, quindi se rimanete indietro non è almeno. Non dovrebbe essere un problema, potete sempre partire dalla soluzione del laboratorio precedente, sebbene io vi inviti ovviamente a fare tutto quanto previsto dai, eh, dai laboratori, provare almeno a fare. E poi, ecco, novità di quest'anno, ci sono due eh, grossi laboratori, li abbiamo chiamati, che eh, sono um, eh, blocchi di quattro settimane di laboratori, quindi quattro co settimane consecutive di laboratori. Che se volete potete poi consegnare. Di questo ne parliamo tra un istante, e eh, consegnandoli ottenete per ciascuno di questi, se diciamo fatto in maniera ragionevole, non, non perfetto, però uno ha provato a fare qualcosa in maniera ragionevole, eh, ottenete un punto in più per, eh, che si va a sommare alla valutazione dell'esame al termine dell'esame. Per ognuno di questi. Eh, adesso eh, ci sono le regole eh, poi pubblicate, forse avete già anche eh, lette, e eh, eh, chiariamo meglio eh, come funziona. In queste prime due settimane eh, facciamo solo lezione. Questo perché, come capita in molti corsi, appunto, pratici in cui c'è da andare in laboratorio, anche se virtuale, dobbiamo prima spiegare qualcosa, diciamo così, di teoria, dire due cose su JavaScript, come funziona eccetera, se no ci ritroviamo ad aprire l'ambiente di sviluppo e non fare nulla dentro perché non abbiamo ancora spagato nulla. Tanto più oggi che avremmo iniziato appunto con il laboratorio. Le lezioni sono tutte online, sono tutte registrate, usiamo Zoom, così come fanno gli altri due corsi in parallelo a noi, per tutte le lezioni, il link è sempre questo, non cambia, è un meeting ricorrente su Zoom, quindi è sempre questo. Eh, potete scrivere su live lecture appunto come avete scritto inizio lezione, eh, dandomi feedback che si sentiva eh, se avete appunto um, domande. E il beh, lo speriamo insomma dell'uso di Slack come abbiamo già usato l'anno scorso, sebbene non in diretta perché facciamo registrato, e eh, che eh, ci resta tutta la storia. Eh, quindi, mentre su Zoom diventa macchinoso, bisogna scaricarla, pubblicarla. Eccetera, qui invece mi dovrebbe essere facile ricostruire tutta la storia. I laboratori iniziano il 15. Qualche giorno in anticipo mettiamo il testo online sul GitHub del corso. Trovate il link nel primo messaggio sul canale general di Slack e anche sul portale della didattica. C'è un avviso sul portale della didattica abbastanza lungo, che è lo stesso che avete ricevuto per email. E in cui ci sono tutti questi link. Il link al GitHub, il link al, a Zoom, eh, il link al sito del corso eh, che sono riportati anche nel, su queste slide. Comunque. Quindi c'è questo testo online, se volete potete iniziare a farlo anche prima di venire in laboratorio. Ehm, cerchiamo di dare qualcosa che sia ragionevolmente fattibile durante l'ora e mezza di laboratorio, senza esagerare. Magari qualche volta ci vorrà un pochettino di più. Vi dicevo, le soluzioni saranno eh, messe su GitHub online, eh, circa una settimana dopo la fine di ogni laboratorio. Ok, peraltro, ehm, eh, diciamo, eh, è il secondo anno che eroghiamo il corso, non è esattamente identico all'anno scorso, perché ogni anno cerchiamo di ehm, migliorarci, ma se andate sul sito del corso e trovate il link al sito dell'anno precedente, che non usiamo più, però c'è il link al GitHub dell'anno precedente e quindi lì trovate eh, se siete curiosi tutto il materiale che abbiamo utilizzato l'anno scorso e durante tutto il corso. Le lezioni sono pubblicate come quest'anno su YouTube, anche per l'anno scorso. Quindi diciamo se siete curiosi eh, potete andare a, a dare un'occhiata lì. Non faremo tutti gli argomenti che abbiamo fatto l'anno scorso perché abbiamo cercato di semplificare e anche adattarci un pochettino alle nuove tendenze, eh, per esempio di React, eh, per esempio faremo in maniera un pochettino più approfondita gli UX che sono eh, un qualcosa che sta prendendo piede e tra l'altro viene anche utile per integrare i componenti già fatti, eccetera. Quindi qualche piccola differenza c'è però, eh, diciamo... Se siete curiosi e volete farvi un'idea, potete andare a dare un'occhiata a cosa abbiamo fatto l'anno scorso. Veniamo ai laboratori. Ecco, i laboratori sono, ehm, diciamo, eh, tradizionali, quindi un'ora e mezza per tre laboratori più un'ora e mezza per quattro laboratori raggruppati in due grossi laboratori, questi big lab. È opzionale inviarli e eh, sottometterli, eh, quindi ci saranno due scadenze per inviare questi due eh, la soluzione di questi due laboratori eh, a noi che daremo una eh, mini valutazione di un punto, in, eh, cioè da 0 a 1 speriamo non zero, no? perché vorrebbe dire che è fatto veramente male. Ma insomma, se avete fatto qualcosa di ragionevole. È, potete aspettarvi una valutazione positiva fino a uno, che saranno punti additivi alla valutazione finale del vostro esame. Ecco, ehm, diciamo, sia per incoraggiare la collaborazione, seppur in questi tempi un po' complicati, sia per, diciamo, non sovraccaricare anche il corso di, eh, diciamo, di, di, di troppo lavoro, lato studente, lato docente, abbiamo pensato che questi e laboratori siano fatti a gruppi gruppi di studenti eh, che devono essere fissati eh, ad un certo punto 3 4 da 3 a 4 studenti quindi dovete eh, cercare di mettervi d'accordo potete farlo con il modo che volete magari vi conoscete già c'è qualcuno con cui avete piacere di collaborare magari eh, potete, eh, potete visto che abbiamo slack eh, utilizzare slack per andare alla ricerca di eh, colleghi con cui siete disposti, volete mettervi insieme a fare questi laboratori, eh, potete scrivervi dei messaggi diretti, se non sbaglio, eh, anche su Slack e quindi potete interagire direttamente oppure potete utilizzare la vostra email istituzionale, insomma, quello che volete. L'importante è che, diciamo, per il 14 marzo, data eh, diciamo di scadenza, possibilmente. Quindi, prima dell'inizio del primo laboratorio, chiamiamolo piccolo, il, del primo dei tre laboratori di un'ora e mezza che non sono da consegnare, eh, abbiamo un'idea della composizione dei gruppi del corso. Potete compilare questa forma Google, provo a cliccare, vedo se si apre, si è aperto di sotto. Porto di sopra è un normale form in cui dovete solo dire a quale corso, di quale corso appartenete, vi date un nome e scrivete quali sono i minimo tre studenti o massimo quattro studenti che fanno parte del gruppo. E poi, secondo di come va questa selezione, questa acquisizione diciamo di informazioni, vediamo un po' come, come fare. Eh, perché vorremmo che fosse fatto entro il 14 marzo, quindi prima dell'inizio dei Big Labs? È eh, eh, perché, perché riteniamo che la maniera più efficiente di seguire i laboratori sia quella di ehm, eh, usare delle breakout room. L'anno scorso non le abbiamo utilizzate e ehm, ho visto la, la domanda su Slack arriva. E non le abbiamo utilizzate e diciamo che la frequenza del laboratorio, un po' forse per la novità, diciamo, della condizione online, eccetera, un po' per, non so se pigrizia e così via, è, è, stato, um, è stata un po' scarsa. Quindi speriamo che utilizzando questo approccio delle breakout room, che alla fine sono dei meeting eh, virtuali in cui ci sono solo tre o quattro persone, appunto, quelle del gruppo, in cui il docente non è sempre lì come in laboratorio, no? Gira il docente e il borsista, perché avremo anche un borsista. Se avete bisogno eh, veniamo, ma se, se magari interagite tra voi speriamo che il tutto funzioni un po', un po più, um, in maniera un, un po' migliore dell'anno scorso e soprattutto questi laboratori siano un pochettino più seguiti. Quindi vorremmo provare a sperimentarlo sin dal primo laboratorio. Vado a vedere su Slack, ci sono due domande. È possibile, adesso tre, <ride> è possibile formare gruppi anche con persone appartenenti al corso MZ e questo ehm, non, non ci abbiamo pensato, ma eh, chiedo poi ai miei colleghi: io onestamente penso di sì, perché dunque i corsi sono perfettamente allineati. Eh, quindi, ma, eh, facciamo che rispondo, se scrivo non finiamo più eh, quindi rispondo a voce. Eh, I corsi sono perfettamente allineati e quindi mh, non vedo eh, difficoltà. Eh, la difficoltà potrebbe essere che se volete venire in presenza, eh, chiaramente i corsi MZ sono prenotati per un'aula, che è la R3, e noi siamo prenotati per la R1, per cui non potete stare insieme. Se però lo fate online, mh, non vedo difficoltà. Comunque lo faccio presente ai miei colleghi. Per questo, tra l'altro, vale anche per corso in inglese. Eh? Quindi... Eh, vediamo, vediamo un attimo dal punto di vista di gestione, forse ecco, bisogna solo capire come fa, chi fa la valutazione, però insomma fa uno di noi tre, cioè io, il professor De Russis, o il professor Corno, e eh, presumo che sia ehm, ragionevole. È possibile fare gruppi con persone parte in presenza, parte online? Eh, direi di sì, questo ci abbiamo pensato. E chiaramente, però, sta, sta un po' a quello che è in presenza, quelli che sono in presenza, interagire in qualche maniera con quelli online. Quindi, uno viene al Politecnico, sta in aula, chiaramente può fare domande, eccetera. Ma se chi è in remoto deve fare domande, deve farle passare per chi è in presenza, no? perché non riusciamo a dare assistenza contemporaneamente a chi è in presenza e chi è in remoto. Se non si fa parte di un gruppo, è possibile lo stesso consegnare i Big Labs? Eh, no, questo abbiamo eh, deciso di no ehm, proprio perché l'idea è di incoraggiare la, la, eh, la partecipazione ai laboratori sotto forma di collaborazione e poi anche evitare appunto di dover eh, ricevere 100 laboratori, no? perché alla fine siete centinaia o giù di lì iscritti al corso. Da valutare perché diventerebbe anche complicato per noi e non riusciremo a darvi una risposta in, in breve tempo. Eh, esatto: minimo tre persone significa che gruppi con singola persona o una coppia non sono possibili. Eh, esatto: eh, quindi ehm, il voto che viene dato è valido per tutti e tre, quindi c'è più uno se c'è più uno, più uno per uno, l'altro e eh, l'altro: tre o quattro. Eh, adesso, chiaramente, eh, questa è una cosa che facciamo eh, quest'anno per la prima volta e quindi eh, cerchiamo di vedere come funziona. E poi chiaramente con i colleghi della, del corso in italiano e in inglese valutiamo anche eh, come, come va questa eh, diciamo questa sollecitazione che vi diamo. Quindi. Ehm, okay. Poi c'è un'ulteriore domanda. Eh, seguirò il suo corso, ma conseguirò la laurea triennale il 17 marzo, quindi non so se risulta di essere suo studente. Posso far parte di un gruppo di laboratorio? Certo. Noi non abbiamo nessun problema. Come avete visto, il portale della didattica ci è servito solamente per mettere un avviso e dire usate Slack, questo, usate questo workspace, usiamo uh, Zoom, eccetera. Chi è nelle condizioni del vostro collega? Eh, mi scriva un'email, io lo abilito sul portale della didattica. Ma giusto per avere per comodità i link, ma se mi è scritto qui oramai ha già tutto. Eh, eh, ehm, e comunque eh, non siamo bloccati dal portale della didattica, no? non, non ci sono problemi, è tutto pubblico. Pubblichiamo tutto accessibile da chiunque, anche al di fuori del Politecnico, anche da chi non è iscritto. Chiaramente, vabbè, i gruppi di laboratorio sono per chi poi segue il corso. Eh, la divisione nelle due squadre di laboratorio in online in presenza è, è fissa. Come avviene? No, non è, ehm, non è fissa, io direi perché eh, c'è cioè, la questione che, appunto, magari lei si prenota, pensa di riuscire a venire ehm, in presenza. Poi, eh, quella, quella volta lì, per perché dico, facciamo le corna, non sta bene, oppure non può venire per qualche motivo, il treno non va, eh, non lo so, qualsiasi motivo allora si collega online nell'ora precedente nell'ora e mezza precedente e quindi può venire nell'ora e mezza precedente e viceversa chi è venuto nell'ora e mezza precedente la, la settimana prima può venire nella online. Io direi che per le squadre di laboratorio lasciamo libertà visto che c'è questa diciamo complicazione della presenza online e non c'è da fare divisioni particolari. E poi se ci saranno problemi di affollamento eccetera vedremo ma Diciamo di solito, non, cioè non, ci hanno dato un'aula grande e eh, abbiamo appunto un docente che sono io, il professor Servetti, più un borsista per, se, da se, per seguire online, e quindi insomma, non siamo ragionevolmente tranquilli che non dovrebbe capitare nulla di mm, ingestibile, diciamo così. Mm. Ehm, quindi la divisione, appunto, è a vostra scelta: venite in una, nell'altra. Eh, ecco, ci hanno solo raccomandato, io qui ve lo dico ehm, quando hanno fatto l'orario. Eh, ci hanno consentito di fare questa cosa: di fare il laboratorio in un'aula che, tra l'altro, è nuovissima con le prese elettriche, eccetera. Quindi, fondamentalmente, dovete venire col vostro computer perché non c'è il computer nell'aula R1, così come non c'è nell'aula R3, eccetera, però ci sono le prese elettriche. Eh? Eh, perché andare in laboratorio diventa complicato? Perché poi bisogna igienizzare il laboratorio, eccetera. Invece, quell'aula lì è per voi e, ecco, e chi viene in presenza in teoria dovrebbe stare tutto il giorno, quindi anche per il corso, in, eh, fare il corso nel pomeriggio in presenza, che se non sbaglio, da orario dovrebbe essere programmazione di sistema. Quindi, questo è quello che ci hanno detto di dire agli studenti, poi è chiaro che Diciamo, nessuno vi lega alla sedia se poi volete tornare a casa, non è che siete sequestrati al Politecnico. Chiaramente dovete prenotarvi se, per, per entrambi i, i corsi, credo. Questo non lo so, bisogna vedere come funziona il supporto della didattica. Eh, però questa è l'indicazione che ci hanno dato mh, perché le regole del Politecnico vogliono così. Eh, sta anche alla sensibilità dell'altro corso decidere come gestire la situazione io non so neanche se poi faccia laboratorio faccia eh, lezione quindi dal punto di vista nostro potete fondamentalmente fare come desiderate ok non vedo altre domande quindi ehm, andiamo avanti ecco i laboratori online eh, usiamo zoom io avevo scritto virtual classroom Diciamo fondamentalmente zoom, direi. Comunque, se ci fossero variazioni, chiaramente ve lo facciamo sapere tempestivamente. Ehm, ecco, usiamo queste, proviamo almeno a usare queste breakout room, così che i gruppi possano lavorare insieme, un po' come si farebbe in presenza: no? uno va in laboratorio magari va lì e di fianco c'è un collega che conosce o che magari non conosce, però magari due parole si scambiano, non è che c'è sempre il docente lì dietro a vedere che cosa uno sta facendo, se no diventano ore di consulenza più che di laboratorio no? ed è quello che non vorremmo. Noi possiamo, eh, docente e borsista, possiamo entrare nella stanza, eh, diciamo... Lo faremo in maniera limitata eh, giusto per vedere che, da una parte, tutto funzioni e poi, quando ci chiamate, no? come, come funziona nel laboratorio, eh, su Zoom dovrebbe esserci una chat o eh, un bottone, scrivi sulla chat comune o qualcosa di, di simile dal quale possiamo vedere che avete bisogno. Allora, vediamo e ascoltiamo quello che, eh, di cui avete bisogno. Materiale didattico, allora questo è il, è il sito del corso eh, Media Polito, IT, che è il sito del nostro gruppo, barra AW1, dove trovate eh, diciamo, il, il sito di quest'anno. Vediamo <coughs> se riesco a ingrandirlo un po'. Ok, Vedete qui c'è anche quello dell'anno scorso, ma ovviamente mh, non, è giusto per vostra informazione e curiosità. Ma chi vuole segue qui e basta. Ci sono avvisi, comunicazioni, esame. Ci sono già le regole d'esame che sono le stesse che vi racconto tra un istante, eh, tutte le raccomandazioni, eccetera. L'orario che è quello che abbiamo visto. E poi, mano a mano che andiamo avanti, eh, aggiornerò questa pagina col programma. Quindi, qui ci sono i link alle slide che sono su GitHub. E poi quando abbiamo caricato il video sulla playlist youtube mettiamo il link qui ma comunque la playlist è già direttamente accessibile chiaramente adesso è vuota ok um, ci sarà appunto tutto registrato su youtube possibilmente con la faccia del docente come dovrebbe venire fuori in questo momento nella registrazione in cloud di, di zoom se non ho sbagliato nulla questo perché gli studenti pare che ci tengano molto a questa cosa e, e capisco anche la necessità eh, perché diciamo la lezione da un lato diventa più viva e poi anche più facile magari capire dove sono i punti importanti, eccetera, quando si scorre la lezione e così via. Eh, ecco, come repository dei contenuti useremo GitHub, questo è un um, è pubblico per tutti. È unico per i tre corsi. Quindi il materiale è sicuramente unico perché appunto lo teniamo nello stesso posto. Quindi sarà scritto in inglese come le slide, come avete già notato, ma non dovrebbe essere una difficoltà ehm, particolare. Ehm, ecco, ci sono diversi repository. In questo momento ce n'è solo uno che è il materiale del corso, poi ci saranno diversi repository per i vari laboratori, esempi e così via. Quindi qui trovate le slide. E trovate già le slide, ecco, solo per l'introduzione ci sono tre set diversi, perché abbiamo gli orari diversi, le aule diverse, eccetera, eccetera. Però dal, dalla prima lezione in poi, che è la prossima ora e mezza, è tutto uguale. Quindi eh, questo, questi corsi sono perfettamente, diciamo così, equivalenti dal punto di vista del contenuto. Um, ok, quindi... E, Assumiamo che sappiate usare GitHub, se, eh, Git anzi, se non lo sapete usare, eh, sappiamo che ve lo insegneranno al corso di eh, software engineering. Eh, ma comunque noi lo useremo in una maniera estremamente di base, quindi eh, veramente di base. Tra l'altro, appunto, quando si tratta delle slide o di cose particolarmente semplici, addirittura si può direttamente usare tramite l'interfaccia web. Quindi se clicco il bottone download scarico faccio tutto normalmente come se fosse un sito eh, quando ci saranno gli esempi eh, dunque ecco eh, se volete potete clonarlo col comando git eccetera altrimenti potete direttamente scaricarvi uno zip e risolvete tutto io vi invito comunque a fare qualche prova con git perché per un ingegnere informatico oramai sapere git è una eh, come dire, qualcosa che si dà per scontato e se non si sa fondamentalmente è come, è come avere un buco nel proprio curriculum, come non conoscere un linguaggio di programmazione di base eh, o non conoscere una tecnica di programmazione di base. Ok, um, quindi eh, Slack, eh, Slack ce l'abbiamo, um, siete penso quasi tutti iscritti, se ne vedo 117 iscritti, sarà qualche 200 eccetera, però ne siamo quasi tutti. Eh, potete anche usarlo per parlare tra di voi, eh, ci sono i messaggi diretti, eccetera, per mettervi d'accordo e tutto, ehm, Dovete collegarvi semplicemente con l'email @studenti.polito.it la prima volta, poi non c'è più bisogno di rimetterla, una volta che ce l'avete sulla vostra app, eh, siete loggati e, e lui se lo ricorda, semplicemente perché così chiunque viene automaticamente autorizzato immediatamente, non dobbiamo fare un link di invito che scade, eccetera, eccetera. Usiamo questo canale Live Lecture per le lezioni. E, e lo usiamo, usiamo un canale apposta semplicemente per non intasare gli altri, perché poi una volta che è finita la lezione tutti questi messaggi non servono, non servono più. Eh? Quindi chi non, non vuole leggersi o per qualche motivo segue registrato, eccetera. Da un lato ci ben organizzati eh, le domande che vi sono state fatte, eccetera, e dall'altro appunto non vanno a intasare gli altri messaggi, gli altri canali. Ehm... Su General scrivo, scrivo solo io, scrivo solo i docenti, quindi è solo la lettura, quindi fondamentalmente ci sono gli avvisi, gli avvisi del corso. Se avete dubbi, domande anche al di fuori del, ehm, dell'orario del corso, eh, potete scrivere su Discussion. Anzi, io vi invito a scrivere su Discussion eh, perché, eh, come avete visto, c'è già qualcuno che ha scritto anche prima che iniziasse il corso. Perché così vedono tutti, anche se c'è l'opportunità di usare il messaggio diretto, ehm, se non è una cosa proprio privata, il professor mi può abilitare sul portale, non lo so, cose, eh, io ho un problema con mio personale, eccetera, vabbè, ehm, ok. Beh, peraltro c'è anche le mail per queste cose. Però se è una domanda che riguarda il corso, io vi invito a usare il canale Discussion, ma perché così tutti leggono, no? è una specie di forum. E se risponda uno, se qualche altro studente può anche rispondere, eh, tutti leggono e tutti sono aggiornati su quello che sta succedendo nel corso o su eventuali risposte a dubbi comuni e così via. Veniamo all'esame. Comunque abbiamo sì: 10.47. Ecco, l'esame è lo sviluppo di un progetto. Questo è individuale, non è a gruppo, non è a gruppi, quindi il progetto è individuale. Tra l'altro, è una modalità di esame che è stata particolarmente apprezzata l'anno scorso, l'anno scorso siamo partiti con un'idea diversa, poi diciamo l'emergenza sanitaria ci ha fatto eh, usare questa modalità, che, peraltro, forse è addirittura migliore di quella che avevamo pensato inizialmente, sebbene diciamo, un po' pesante, soprattutto quando sono in tanti iscritti all'esame. Però. Eh, diciamo, tanti studenti hanno apprezzato la possibilità di provare a sviluppare per conto loro un progetto vero, serio, di un'applicazione web eh, e essere valutati su quello. e Quindi ehm, questo progetto vale fino a 24 punti, bisogna prendere almeno 12 per essere ammessi, diciamo, al, per prendere la sufficienza, no? perché poi ci sono fino a 6 punti di orale. Diamo 20 giorni prima della data di ciascun appello e un tema d'esame da svolgere, quindi eh, la richiediamo di sviluppare un'applicazione web con certe caratteristiche. Se andate sul sito dell'anno scorso, questo ve l'ho fatto vedere prima, potete vedere i quattro temi d'esame dati l'anno scorso, per esempio c'era da realizzare un sito che consentisse di eh, noleggiare un autoveicolo eh, con certe caratteristiche, quindi un po' di click eh, di, di tipi diversi, eh, con chilometraggio diverso, eccetera. C'era da realizzare un po' di interazione con l'utente, eh, quindi un'interfaccia web dinamica, chiaramente, perché è quello che vogliamo imparare all'interno di questo corso, un po' di interazione col server, eh, perché dobbiamo appunto almeno imparare a interagire in maniera in modalità di base con un server eh, e questo è tutto chiaramente eh, eh, diciamo noi durante il corso eh, cercheremo di portarvi a realizzare un'applicazione eh, con una complessità più o meno simile a quella dell'esame forse un pochino meno eh, però appunto per realizzare questo progetto d'esame eh, par non partite da zero ma partirete da qualche cosa che abbiamo portato avanti e sviluppato durante tutto eh, il corso durante nei laboratori ed è per questo che ci teniamo parecchio al fatto che seguiate <coughs> questi laboratori. Eh, una volta che avete realizzato questo progetto questo sarà da consegnare eh, entro eh, la data dell'appello, di volta in volta ovviamente ci assegneranno e, e noi faremo presente eh, quindi non so, sarà verso fine giugno, verso metà luglio, non so quando ci daranno le, le date degli appelli del, del nostro esame. Del nostro corso, eh, è consegnato, noi lo guardiamo, noi docenti lo guardiamo, diamo una valutazione ehm, e eh, quindi fino a 24. Se è perfettamente fatto, funziona tutto benissimo, in cioè 24. Se no, ci sarà una valutazione che è un po' meno. Eh, e poi sarà necessario ehm, sostenere un orale, un orale in cui si discute di questo progetto, in particolare di, delle scelte progettuali eh, effettuate e perché è stato è deciso di fare in un modo piuttosto che in un altro. Si chiedono come funzionano certe parti di codice perché dobbiamo accertarci da un lato che l'abbiate sviluppato voi e dall'altro che abbiate appunto le competenze che, che dimostrate di avere con questo progetto che avete consegnato se c'è qualche malfunzionamento eh, proviamo valutiamo insieme vediamo che cosa cosa è successo e così via che cosa succede eh, e vi vengono assegnati fino a sei punti che si sommano ai 24 e in più eh, se avete fatto questa cosa del laboratorio, quindi dei big labs, quindi dei, dei, dei due lab da quattro, eh, ci saranno questi due punti addizionali e chiaramente siccome 24 più 6 fa 30, se uno vuole la loda, è chiaro che deve anche impegnarsi su un pochettino su questi laboratori. E le regole del corso sono tutte già pubblicate sul eh, sito del corso. Eh, ecco, c'è una domanda. Di un vostro collega conta solo la funzionalità dell'applicazione o anche la cura dei dettagli, esempi, estetica. Diciamo che in questo corso non ci focalizziamo troppo eh, sulla questione, come dire, di, di interfaccia, eh, di, 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 come dire, di estetica, no di sicuro, diciamo di interazione con l'utente, sebbene ci aspettiamo che ci sia un minimo di. di, di Pensatemi in termini di decenza nell'interazione, nel senso che se devo inserire una data, ecco, mi aspetto che clicco e in qualche maniera ci sia un controllo che si è fatto adesso, entro un po' più nel tecnico, però in HTML5 piuttosto che con un controllo React, con qualcosa, una libreria che avete usato, eccetera, eccetera, che ci consenta di interagire in maniera ragionevole. Giusto per farvi capire, c'è cioè, chi l'anno scorso, per esempio, aveva fatto um, eh, che so c'è cioè da inserire il numero al carte di credito no? che sono poi semplicemente 16, 16 cifre ecco eh, eh, non ci sia un controllo che mi, mi, mi richieda ci sia la freccetta più o meno perché il numero di carte di credito si scrive ma non è che si aumenta o diminuisce di uno come la quantità di, di un qualcosa in un carrello quando comprate online no? eh, diciamo le cose vanno fatte in maniera ragionevole non è che pretendiamo che il sito sia bellissimo, anche se vedrete che, eh, diciamo, usando le librerie che proponiamo, eh, eh, per esempio, Bootstrap, che un, ha moltissimi controlli che ci consente di fare tante cose, incluse questi, per esempio, appunto data piuttosto che le checkbox piuttosto che le liste, eccetera, rimarrà molto facile fare qualcosa di anche curato se lo desiderate. Quindi, eh, però, non, diciamo, il funzionamento è oggetto di valutazione, l'estetica pura, no. Um, ok, uh, io non ho la materia, leggo altre domande. Non ho la materia nel carico didattico, la inserirò il prossimo anno e per me è possibile sostenere ugualmente l'esame. Eh, se non è nel carico didattico, temo di no. Ecco, magari se però mi scrivono email, questa è una cosa appunto più personale e, e, e cerchiamo di capire la situazione. Ecco, il voto si può rifiutare? Questa è una domanda importante. Eh, la risposta è no, ehm, perché ecco, magari andiamo a vedere le. Eh, dove è Il sito del corso, ci so, cioè, vi invito a dare un'occhiata al, al sito del corso, do, dove appunto ci sono tutte le regole, c'è scritta anche questa cosa. <ride> ah, sono sull'altro schermo e adesso ve lo metto qui. Uh. Ok, ehm. Ecco, cioè è abbastanza lungo e mantenuto in inglese perché non vogliamo avere problemi di traduzione con, e a mantenere le regole perfettamente allineate su tutti i costi. Comunque, se avete dei dubbi, chiedete. Eh, dunque, eh, da qualche parte c'è scritto che il, eh, ecco, il voto finale dopo l'orale non può essere rifiutato, però avete la possibilità di non venire all'orale. Quindi ehm, se uno consegna eh, ottiene una valutazione ehm, non so, scarsa, non so, prende 14, è chiaro che 14 più 6 fa 20, non è che posso aspettarmi di prendere 28. E quindi eh, se non voglio, eh, diciamo no, non vado a fare l'orale, eh, quello che ho fatto viene buttato via, farò, dovrò rifare la parte di progetto per un altro appello e, e lì se voglio verrò a dare l'orario. Diciamo che è una regola un po' forse forte, però abbiamo visto l'anno scorso non è che ha creato particolari problemi eh, e più che altro è, è un po' imposta dalla numerosità del corso. Eh, l'anno scorso al primo appello abbiamo avuto eh, più di 100 iscritti e quindi è chiaro che vedere 100 progetti ci ha richiesto una settimana, e, e, e se poi, appunto, introduciamo il fatto che magari qualcuno eh, può, può rifiutare, tornare, eccetera, non finiamo più. Eh, però, appunto, come vi dicevo, l'anno scorso non si sono verificati particolari problemi. Eh, quindi riteniamo che insomma non sia una limitazione così forte tanto più che appunto uno può decidere di non venire ecco e questi due punti addizionali eh, ecco che, che eventualmente ottenete nei laboratori sono validi per tutte e quattro le sessioni eh, di esame quindi per tutto l'anno se uno non viene la prima ce l'ha per la seconda, ce l'ha la terza e così via se uno rinuncia vabbè... Eh, li userà quando viene a fare l'orale. No? Fatto l'orale, si prende quel voto più quello che ha preso nei eh, big labs, i grossi laboratori. Ci sono limitazioni nell'uso delle librerie esterne? Eh, no, diciamo così, nel limite del ragionevole. Anche questo è trattato. Ehm, quindi eh, ecco, c'è cioè, regarding the use of external libraries. Eh, in generale, se abbiamo spiegato un modo di fare all'interno del corso, preferiamo che sia usato questo, però capiamo che voglio dire, è un progetto come se qualcuno vi avesse commissionato un lavoro da fare, eh, magari scoprite che c'è una libreria più bella, vi piace, volete sperimentarla un po' e così via, siete liberi di farla nel limite della ragionevolezza. Eh, bisogna usare React e eh, non un altro framework. È come dire, vietato usare la manipolazione diretta del DOM per chi già sa cos'è, perché, perché React ha un approccio che non la prevede, oppure la prevede in maniera molto specifica che faremmo vedere per, solo per certi controlli e così via. E quindi ci sono certe regole da seguire, perché se no, non riusciamo più a testare i progetti, però non ci sono particolari limitazioni. A me mi piace il controllo fatto, che so, appunto, facciamo l'esempio del calendario, eh, quel qualcosa del calendario che è fatto da un modulo che posso scaricare, eccetera, utilizzare, voglio provare a utilizzare, posso fare. Eh, non ci sono stati particolari problemi da questo punto di vista, di nuovo, l'anno scorso, quindi eh, non credo che ci siano, si rischi di avere problemi in questo senso comunque eventualmente uno può chiedere, ho visto che c'è la libreria X, se diciamo una buona libreria ben mantenuta, che siete sicuri che non vi dovrebbe dare problemi, eccetera, non si vede perché non utilizzarla. Ok, um. uh, ok, siamo a buon punto. Uh, quindi sviluppo uh, del progetto, uh, appunto dovete poi usare React, ma questo è ovvio perché più di metà del corso sarà su questo. Uh, lato server useremo Node più Express, ma ne riparleremo. E SQLite come database, che in realtà non è un database server, ma è semplicemente una libreria che scrive su un file, semplicemente perché è molto più facile gestire tutto. No? Abbiamo un file in più. Nel vostro progetto è come se avessimo un database server, tanto ci serve solo per, per diciamo mettere su la parte serve che non è neanche l'obiettivo di, di studio di questo corso. Avremo appunto questo tema d'esame pubblicato 20 giorni prima di ogni eh, appello. Ehm... Tra l'altro, non so se c'è scritto sulle slide da qualche parte o no, eh, noi eh, diciamo pochi giorni dopo la pubblicazione di questo tema d'esame per tutti e quattro gli appelli faremo una call apposita, quindi su, su Zoom, insomma su, su qualcosa online eh, in cui potete fare delle domande relative al test. E poi ovviamente saremo sempre a disposizione su, eh, su Slack. Eh, perché eh, chiaramente un testo a parole può presentare delle ambiguità o delle, delle cose non chiare. E solitamente, tra l'altro, pubblichiamo la prima versione, facciamo questa, eh, questo, questo incontro virtuale tutti insieme e poi pubblichiamo una versione definitiva in cui si aggiustano delle cosette che appunto sono emerse durante questa discussione, eh, perché c'è sempre qualcosa che pensavamo di aver specificato bene, invece c'è un caso particolare che non è chiarito come gestire e così via, e quindi c'è sempre qualche piccola, eh, piccola cosa da, da gestire. E il progetto individuale, l'abbiamo già detto, la consegna avverrà usando GitHub Classroom, eh, che di nuovo, per questo vi invito a, a, a provare Gita Git. Eh, in particolare, eh, GitHub che è il sito che usiamo che è, appunto eh, vi consente di creare account gratuiti con qualsiasi email. Non avete necessità di usare l'email del Politecnico. Usiamo questo GitHub Classroom, che è un sistema diciamo abbastanza pratico per far consegnare, eh, diciamo, degli elaborati. Eh, quando pubblichiamo il tema d'esame, eh, ci sarà anche uno scheletro di progetto. Voi col vostro account cliccate sul link che vi diamo, diverso per ogni esame, eh, e clonate il repository in cui c'è già tutto, diciamo, predisposto eh, per, per la consegna. Lavorate lì sopra, create i vostri file, il vostro progetto, eccetera. Alla fine eh, fate commit, eh, taggando il vostro progetto, ma ci saranno delle istruzioni per questo più avanti e automaticamente rimane consegnato e quindi rimane facile per tutti quanti gestire la, il meccanismo di consegna comunque ci saranno delle istruzioni più tecniche più avanti ehm, per, per questo peraltro trovate quelle dell'anno scorso sempre sul sito del corso dell'anno scorso ehm, ehm. Del corso dell'anno scorso. Gli account di GitHub andranno creati mediante la mail istituzionale? No, non necessariamente. Se ne avete anche già uno, va bene lo stesso. Il meccanismo funziona in questa maniera. La prima volta che voi cliccate sul link che vi daremo e volete, eh, diciamo, scaricare il template del progetto. GitHub si ricorda: se voi avete già selezionato un, un utente da associare al diciamo. Un account da associare al vostro utente GitHub o no? E noi caricheremo la lista di tutti gli studenti, eh, diciamo iscritti al corso che possono dare l'esame, quindi andrete a selezionare chi siete e GitHub poi semplicemente da quel momento lì se la ricorda e noi sappiamo associare quindi eh, il vostro account GitHub, quindi neanche l'email che non ci interessa, ma il vostro account GitHub con il vostro nome matricola. Quindi è gestito in maniera, eh, diciamo, um, da, da voi la prima volta che fate accesso. Poi se ci sono problemi, vi siete sbagliati, eccetera, mi scrivete un'email, in qualche maniera l'aggiustiamo. Ma di nuovo, sempre riguardo all'esperienza dell'anno scorso, abbiamo visto che funziona abbastanza bene. Um, se si consegnassero i laboratori in tempo per un certo appello, è possibile sostenere l'esame ad un appello successivo. Eh, no, no, questo non è possibile. Ah, scusa, eh, la, i laboratori? I laboratori, sì, 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 sì. I laboratori andranno consegnati eh, durante il corso. No? Quindi avranno una scadenza eh, più o meno poco dopo la fine del, dei primi quattro laboratori e dei secondi quattro laboratori. Quindi questi vanno per forza consegnati durante il corso. Poi l'esame può darlo quando vuole. Quindi può darlo a, a giugno, a luglio, a settembre, a febbraio, i punti che ha preso, o meglio, che avete preso, perché abbiamo detto che è un lavoro di gruppo, eh, sono validi per tutto l'anno. Semplicemente non sono validi per l'anno dopo, anche perché poi magari, non so, faremo degli aggiustamenti, delle modifiche, eccetera. Ok, il progetto viene valutato eh, facendo, prego, facendo un... Um, eh, scaricandolo da, da Git, quindi facendo clone, proviamo a farlo girare con un, una versione di node eh, recente. Eh, in questi dettagli entriamo poi quando, quando cominciamo a parlare di, 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 di tutto quanto, eh, e poi guardando anche il codice. Quindi c'è una valutazione anche di come il codice è ordinato, eh, impostato, più che ordinato, che insomma è una valutazione un po' così, come è impostato, React prevede diciamo di usare dei componenti, eh, di, di, di usare una struttura fatta in una certa maniera, ecco se uno ha fatto un unico componente in cui c'è tutto, eh, un file javascript da 2000 linee, ecco non è proprio esattamente la filosofia del framework, mm, eh, ci aspettiamo qualcosa di ragionevole, no? quindi c'è una valutazione anche di come è stato realizzato il componente, oltre poi quello di cui discuteremo al, all'esame. Eh, ecco, che è eh, l'obiettivo: è eh, assicurarsi che ogni studente abbia sviluppato l'applicazione per conto suo. Eh, e anche saper spiegare il codice, eh, perché ehm, a noi va benissimo che si prendano pezzetti di codice a destra e a sinistra, lo fanno tutti, tutti quelli che sviluppano, non è che partono da zero, vanno a vedere come hanno fatto gli altri e adattano il codice a, al loro caso. Però vogliamo che eh, se adattate qualcosa che avete trovato in giro, ehm, sappiate come funziona. No? L'ho copiato, non so come funzioni, però funziona, allora lo metto dentro. Eh. Eh, quindi mh, non c'è nulla di male nell'andare a vedere che cosa altri fanno, però bisogna saper capire quello che si sta facendo. Eh, quindi i criteri di valutazione, di nuovo, che sono tutti raccontati in, quel, in quella pagina web che abbiamo visto prima nelle regole dell'esame, quindi conoscenze teoriche e pratiche di come è stato impostato il progetto, cioè vi chiedo perché ha, ha usato quel componente. Così e non ne ha fatto uno a livello superiore piuttosto perché non ha fatto dei sottocomponenti, eccetera. Bisogna avere un'idea del perché, no? Non è per forza giusto o sbagliato, ma bisogna sapere eh, dare una giustificazione ragionevole. No? Eh, bisogna conoscere il codice e, e bisogna ecco, spiegarsi in maniera eh, chiara e ragionevole, no? Eh, per questo mi sembra abbastanza. Diciamo normale, no? come, come in tutti gli esami orari. Eh, ecco queste alcune risorse, eh, penso che siamo verso la fine, fatemi controllare. Ma, ehm. Dunque, eh, risorse sono fondamentalmente online, eh, sì. quindi abbiamo riportato su queste slide, che vi restano come riferimento alcuni siti importanti in cui andare a cercare informazioni. Eh, la Mozilla Developer Network, MDN, che tornerà spessissimo nelle nostre slide, è ben fatta. Eh, tra l'altro utile anche non solo per JavaScript, eh, ma tante altre cose. E ci sono anche dei tutorial interessanti, così come il sito ufficiale di React, react.js. In cui di nuovo ehm, c'è, diciamo così, riferimento, ma anche dei tutorial che spiegano eh, come, come realizzare certe funzionalità. E chiaramente racconteremo nelle slide, negli esempi, come fare le cose eh, diciamo che, che, che spieghiamo. Però se siete curiosi, avete qualcosa da approfondire, c'è un aspetto da, da andare a cercare. E come ho bisogno della funzione che fa questo eh, piuttosto che quello, avete tutti i riferimenti e sono tutti online, ovviamente liberamente accessibili, gratuiti e così via. Esistono anche dei libri, ehm, lista un po' a voi decidere cosa volete fare. Ecco, ehm, diciamo, ce ne sono tanti. Noi consigliamo queste se proprio volete cercare qualcosa su, su libri. Eh, ecco, il primo, questo lo eviterei infatti Not Very Updated 2011, che è un'eternità, quindi dieci anni fa né, nel mondo dell'informatica è tantissimo, perché cioè, non è che ci sia scritto qualcosa di sbagliato, però un approccio un po' più datato, su, usando un JavaScript, che è una, un diciamo che, il linguaggio evolve, quindi la, la, il JavaScript che viene usato è, è un po' datato, no? quindi ci sono funzionalità molto più potenti usando una versione di JavaScript un po' più recente. Um, quindi, se proprio volete dare un'occhiata a libri su JavaScript, appunto, c'è questo Definitive Guide. Eh, piuttosto che per React, c'è cioè Full Stack React, eh, penso ci fosse anche qualcosa online su questo. Eh, si sono un po' fermati, era un bellissimo libro, ma si sono un po' bloccati. Quindi, gennaio 2020 è eh, l'ultima versione, purtroppo cioè va bene, però purtroppo non ha l'approccio. O meglio, ha solo in appendice l'approccio a UX, eh, che, è, che è quello che andremo a vedere maggiormente quest'anno, eh, perché è un po' il trend di, di, di React, la direzione in cui sta andando React, e, e quindi va bene, diciamo, per eh, un'infarinatura iniziale, ma poi ci discosteremo un pochino da, da, da quanto raccontato in questo libro. Eh, ci sono tanti libri online, quindi se volete chiamiamole pure risorse online, no? quindi eh, su JavaScript anche abbastanza concisi, quindi molto brevi su aspetti particolari, per esempio, che so, eh, sull'aspetto asincrono di JavaScript, le closure che sono un aspetto importantissimo di JavaScript, che lo distingue da tanti altri linguaggi, e così via, piuttosto che questi di Flavio Copps, che sono scritti in inglese, pur essendo da, fatti da questo italiano, che è uno piuttosto in gamba, diciamo che fa tanti, tante pillole, queste alla fine sono abbastanza brevi, eh, di mh, pratiche, pillole pratiche su come usare molti, molte delle tecnologie che andiamo ad utilizzare in questo corso. Eh. Quindi, chiaramente, questo React non è che c'è tutto React, però c'è un'infarinatura iniziale in React, Node che è un altro. Eh, è un ambiente per JavaScript di cui parliamo tra nella prossima ora e mezza e così via, eh, CSS, eccetera. Quindi questo basta cliccare e potete andare a dare un'occhiata così come queste, potete andare in questi siti, eh, javascript.info, eh, devdocs.io, eh, Queste è eh, più che altro per API, mm -hmm. ma in generale qualsiasi sito che ritenete abbastanza affidabile e, e che. che mh, che vi dia delle informazioni va bene, poi tanto provate se funziona, dovete capire come funziona eh, e poi va tutto bene. Come strumenti useremo Node, l'avete già sentito nominare, eh, ne parliamo meglio nella prossima ora e mezza, ma è l'ambiente di esecuzione eh, per far funzionare JavaScript al di fuori del browser. Dentro il browser non abbiamo problemi, il browser supporta JavaScript. Al di fuori, che vuol dire per noi lato server, abbiamo bisogno di un ambiente di esecuzione e abbiamo scelto questo node che è, eh, diciamo, il più diffuso e questo ci consente anche di riciclare il JavaScript sul lato server come linguaggio e quindi evitare di impararci un secondo linguaggio, eh, solo per la parte server che è limitata in questo corso e quindi questo tra l'altro è di nuovo uno degli aspetti che è stato apprezzato dagli studenti l'anno scorso. È vero che JavaScript non è nato per, per programmare server, però si presta abbastanza bene. Tra l'altro ci sono anche dei siti abbastanza grossi che lo usano, quindi per esempio Netflix, per dire, ha ah, una buona parte server fatto in JavaScript. Eh, ci sono eh, i developer tools che vi invito a poi a installare se non l'avete fatto. Ah già, sono delle estensioni per i maggiori browser, fondamentalmente Chrome e Firefox, eh, sono dei plugin se voi andate a cliccare nelle impostazioni del browser plugin e mettete React e verrà fuori il React Developer Tools e è molto utile quando caricate una pagina fatta con React, quindi un'applicazione fatta con React perché vi consente di esplorare i componenti, eccetera, in maniera relativamente facile. E non dovrebbero esserci problemi in utilizzo di Edge? Eh, a dire la verità non so rispondere a questa domanda perché tendenzialmente eh, proviamo poi le applicazioni in Linux e lavoriamo in ambiente Linux, eh, e, e quindi non abbiamo Edge, <ride> eh, però di per sé, eh, solo per provare l'applicazione, sì, se, se c'è il developer tool va bene. Nel senso, il developer tool, più che altro, serve a vedere. Come, come funzionano i componenti, se le proprietà sono impostate a quelle che ci aspettiamo, eccetera, una specie di debugger per React. Quindi di per sé nel momento in cui funziona va bene. Eh, ecco, Visual Studio Code è l'ambiente di sviluppo che andiamo a utilizzare. E poi abbiamo finito per quest'ora e mezza. Eh, vi invito a installarlo se non l'avete già fatto. Eh, è un, è un ambiente di sviluppo che vuol dire che eh, praticamente ehm, scrivendo all'interno di, que di questo programma, che ci fornisce anche un editor per JavaScript e per tutto quanto, eh, diciamo, siamo facilitati in moltissime operazioni. Abbiamo il completamento dei nomi delle funzioni piuttosto che abbiamo l'highlighting della sintassi, quindi le cose colorate in maniera diversa che ci fanno capire se abbiamo dimenticato, che so, di chiudere la stringa piuttosto che abbiamo dimenticato di chiudere. Il maggiore minore dell'HTML, eccetera, piuttosto che possiamo gestire molto più facilmente i file a sinistra, fare delle prove, lanciare il nostro programmino lato server con node direttamente dall'ambiente, debuggare quando siamo sul lato server e così via. e Quindi abbiamo bisogno di un ambiente di sviluppo. Abbiamo scelto questo Visual Studio Code che è gratuito, e disponibile per tutte le piattaforme e, e ehm, diciamo vi invitiamo a installarlo eh, ne parliamo nel, nella prossima ora e mezza eh, l'ideale è usare eh, linux perché eh, il sottostante che è node che questo ambiente di esecuzione per javascript eh, funziona meglio lì però di per sé node esiste anche per eh, mac e per windows eh, anche se appunto ogni tanto su queste piattaforme ci sono delle particolarità, delle de piccole problematiche che appunto eh, ci, 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 ci fanno faticare di più, però, se proprio volete provare, potete provare anche lì sopra. Um, ok, io direi che sono le sì, 11.17. Uh, abbiamo finito per questa introduzione, abbiamo raccontato più o meno tutto quello che abbiamo da, avevamo da dirci, se avete. Dubbio domande, scrivete su Live Lecture. Che intanto leggo che ho aperto sulla finestra, cioè su, sull'altro schermo. E, e se no, uh, ok, c'è una domanda. Su una delle prime slide è possibile seguire Web Application 2 senza avere nel carico distribuito esistere programming? Penso di sì. Andiamo a vedere. Uh, eh, sì, dovrebbe potersi fare. Non credo ci sia una precedenza, se no, eh, deve poterlo. dovrebbe chiederà, Farà una domanda di variazione del carico didattico, eh, cioè del piano carriera e non del carico didattico. E, e penso che possano approvarla. Ecco. Eh, per la compilazione del forme per laboratori possiamo utilizzare la matricola associata alla triennale. Sì, sì, direi di sì. Non, non c'è problema, mettete nome e cognome. Tanto, insomma, è importante avere nome e cognome, poi in qualche maniera ce, ce lo gestiremo. Eh, nel senso, è un prerequisito importante conoscere il contenuto di e system programming? Diciamo che sarebbe meglio, non è fondamentale, ecco, eh, però sarebbe meglio eh, perché, che so, quando si parla di REST, di, che so, di JSON, di XML, eccetera, se uno ha qualche conoscenza diciamo, ben strutturata è meglio. Non è che uno non riesca a, a mettere insieme un'API fatta in XML, e se, se non, non sa bene cosa vuol dire validazione XML, eccetera, eccetera, però eh, fatica di più e può farcela. Però, eh, come dire, eh, se, se uno deve poi capire le questioni in concorrenza tra, nei sistemi distribuiti e così via, se ha seguito quel corso è meglio. Eh, però eh, dunque non credo sia una precedenza bisognerebbe verificare eh, questo eh, c'è qualche estensione in viso studio Code che consiglia per ciò che svilupperemo uh, no direi di no non, ma non c'è niente di così uh, fondamentale da da richiederci un'estensione. Se, se proprio vuole, magari l'estensione per il database che è per SQLite, però è fondamentalmente è in sola lettura, quindi c'è un po' un programmino di cui diremo che serve a editare diciamo, il contenuto del file SQLite, quindi del database, ehm, e quindi non, non saprei, non è che c'è niente di particolare. Ecco, Ubuntu 20.04 su VSL2, che sarebbe eh, Windows Subsystem Linux, no? eh, per, per il Windows 10 può andare bene, sì, tra l'altro il professor Korn usa esattamente questa configurazione per fare lezione, quindi questa va bene perché tra l'altro appunto un Ubuntu fondamentalmente eh, pura, no? anche se in qualche maniera agganciata a Windows, però è, è quasi come una macchina virtuale, quindi eh, va bene, va benissimo. Un'estensione comoda è quella per gli snippet di SSI, ok, questo non lo sapevo, live server, eh, permette di lanciare un server locale per testare, ok, eh, sì, noi useremo anche Node, adesso lo vediamo nella prossima ora e mezza, eh, comunque ottimo che... Appunto, Slack è ottimo per darsi consigli anche tra, tra studenti. Perché magari appunto c'è anche qualche consiglio che è migliore di quello che potremmo dare noi. Eh, se usiamo estensioni con Snippet Prefatti, rischiamo di farci il male da soli, nel senso è meglio imparare senza. Eh, no, ma è, è come la questione delle librerie, uno può usarle, l'importante è che capisca cosa fanno. Se, eh, certo che se generano tantissimo codice probabilmente il codice generale è abbastanza complicato quindi eviterei eh, estensioni appunto che generano tanto codice in cui poi uno non sa cosa succede se però danno una mano che so a scrivere la classe tu ti dici tre campi e loro ti generano il codice vabbè faccio clic e tanto viene fuori un, che so una Un'organizzazione un più o meno standard eh, evito di scrivermi la mano e ho risolto il mio problema in maniera molto più rapida. Ma non, eh, bisogna un po' trovare un corretto bilanciamento no? nel momento in cui uno è capace di spiegare quello che, che ha scritto, che l'abbia scritto con, con, eh, con un'estensione che, che ha scritto lo Snippet, che lo Snippet l'abbia copiato da internet, eh, o, o preso da qualsiasi altra parte, fa lo stesso. L'importante è saper spiegare. Ok, quindi direi che abbiamo risposto un po' di domande. Io come suggerito dal, dal vice rettore e tutti quanti eh, farei un briciolo di pausa, quindi anche per dare tempo di rinfrescarsi io vado ad avere un po' d'acqua e, e fare tutto, come, come facciamo in presenza e quindi riprendiamo alle 11.30. Io adesso chiudo questa. Um, questo, questo meeting e ne apro poi un altro alle 11.30 eh, perché per la questione della registrazione devo verifico che sia fun, abbia funzionato tutto eccetera visto che è la prima volta ok eh, eh, grazie allora ci rivediamo tra, tra poco ok comunque Slack è sempre attivo in caso di, di problemi grazie